Adesso l'intervento conclusivo del dottor Rizzato. Prego. Sì, in fondo avevo preparato qualcosa sul microcredito di inclusione, che è poi il microcredito sociale. Stiamo lavorando, cioè il nostro modello vorrebbe essere questo: andare a creare dei piccoli fondi di garanzia su progetti specifici e finalizzati. Finalizzati, la finalizzazione può essere varia, insomma, dal territorio che lo promuove al soggetto promotore o alle stesse finalità per cui si fa il progetto. Allora, molto brevemente, l'idea è questa: se qualcuno vuole aiutare qualcun altro, ha un metodo diretto, gli presta i soldi direttamente, glieli dà e fine della corsa. Se invece noi costituiamo il fondo di garanzia, un piccolo fondo di garanzia dedicato, abbiamo un moltiplicatore. Voi sapete che mediamente il moltiplicatore è 1 a 10, qui ci sono dei consorzi fidi, quindi su questo sono maestri. Allora, se io raccolgo su un progetto specifico, qui mi sembra che dopo ci ho messo un esempio, ecco, questo è molto chiaro, eh? Sono partito dalla parrocchia. La parrocchia X e la fondazione Z, già che qui ci sono tutte e due, quindi si preparano a mettere mano al portafoglio, insieme con privati cittadini raccolgono 50.000 euro e costituiscono un fondo di garanzia dedicato a garantire i finanziamenti di microcredito destinati a aiutare le famiglie degli operai della fabbrica Alfa in cassa integrazione a 12 mesi che hanno subito uno sfratto per morosità. Questo è un esempio classicissimo. Quindi noi abbiamo delle persone in forte stato di debolezza, socio-economica. Interviene questo fondo di garanzia che viene creato ad hoc. Invece di spendere subito 50.000 euro che abbiamo in tasca e essere utili a 20 famiglie, lo mettiamo a garanzia e ci fa da moltiplicatore 1 a 10. Quindi noi, usando il microcredito in questo senso, useremo 500.000 euro. Invece di accontentare 20 famiglie, ne possiamo accontentare 10 volte di più. Quello che noi vorremmo fare è questo: prenderemo contatti con il territorio e qui, insomma, di situazioni di disagio, credo purtroppo di questi tempi ce ne siano tante. Chi ha voglia di dare una soluzione a queste situazioni sa che il microcredito italiano c'è e possiamo mettere su degli accordi in questo senso. Ovviamente poi faremo qualcosa anche direttamente, però questo vorremmo che sia lo strumento chiave. Poi nulla osta davanti alla necessità singola che ci viene presentata, insomma, noi il nostro dovere in qualche maniera lo faremo, però così riusciamo a contentare molte, tante situazioni piuttosto che la singola beneficenza, fra virgolette. Se riusciamo a fare questi piccoli fondi di garanzia dedicati, secondo me facciamo un bel passo avanti e riusciamo davvero a essere di sostegno in questo momento che, insomma, anch'io sono stato disoccupato, per cui so cosa vuol dire. Chi probabilmente non lo è stato non si rende ben conto. Grazie, questo era semplicemente un focus sul microcredito sociale. Noi siamo in attesa di questa benedetta iscrizione, sappiamo che dovrebbe arrivare nei primi giorni di giugno. Il rapporto con l'istituto di vigilanza è stato sereno e molto liscio, non c'è stato nessun attrito, però ci vogliono vedere in faccia come usano di solito, quindi andiamo a trovare i primi giorni di giugno, dopodiché saremo operativi e insomma riparte il secondo giro, cioè prima ora aspettavamo, poi bisogna correre. Abbiamo attivato degli strumenti di funding perché tutti vi sarete chiesti in questo momento: sì, ma i soldi da prestare chi ve li dà? E invece siamo stati bravi anche in questo. In questi mesi in cui aspettavamo l'iscrizione, ci siamo mossi e ci sono soggetti che sono interessati a fornire funding a questo progetto per
svariati motivi, che vanno da quelli più banali, se vogliamo, fra virgolette, a quelli più filantropici, oppure tutti e due messi insieme, e quindi insomma c'è stata una risposta positiva. Quindi siamo tutti pronti e chiediamo ovviamente la collaborazione di tutti, anche ecco, a livello politico, se qui qualcuno può incidere sulla politica, visto che le banche vanno in comunità, vanno in BCE e si finanziano a zero, senza pagare niente, sarebbe utile, noi abbiamo già scritto e probabilmente avremo anche dei contatti con Cassa Depositi e Prestiti, affinché Cassa Depositi e Prestiti dedichi un plafond esclusivo per gli operatori microcredito. Alla fine sarà remunerata su quello che darà, avrà una remunerazione più alta comunque del mercato, però così garantirà anche che molti operatori di microcredito arrivino ad avere l'iscrizione, perché ad oggi anche Banca d'Italia ci ha chiesto. Mi ha chiesto, caro Rizzato, ma secondo te perché sono arrivate da tutta Italia meno di 10 domande di iscrizione? Signore, che semplice, non è che ci vuole Marconi per capirlo. Tutti si sono chiesti, sì, tutto bello, ma i soldi da prestare chi me li dà? Allora, solo chi ha una struttura con relazioni importanti, ramificate sui territori, ha conoscenze, a capacità professionali riesce a trovare e a spiegare agli investitori che alla fine che alla fine si può coniugare il microcredito con il business. Non è facile da spiegare, però si può spiegare. E quindi solo chi, mi permetto di dire come noi, ha una struttura dietro organizzativa importante e relazioni importanti, riesce a trovare funding e a tassi bassi. E quindi riesce a fare il suo mestiere, ma chi parte e non c'ha dietro questa struttura, no? Cioè si va a infilare in un ginepraio e non ci esce più. Quindi, se vogliamo tanti operatori di microcredito, si deve muovere la politica, che ha fatto tante belle cose, perché ha creato questo soggetto, gli ha messo il Fondo Nazionale di Garanzia, gli ha dato un regolamento, però allora faccia l'ultimo miglio, no? Si dice. Allora, Cassa Depositi e Prestiti, che alla fine è una banca che è statale, presti lo 0,00 dei suoi fondi liquidi che ha in giro nel mondo e gli dà, fa un plafond di 100 milioni l'anno, 150, 200, quelli che servono, solo ed esclusivamente per gli operatori microcredito. Allora penso che ce ne saranno tanti che faranno domande di iscrizione. Grazie mille per l'attenzione, anche se l'argomento era un po' pesante, forse. Grazie, grazie mille Diego. Se avete domande ora, tanto siamo qui in famiglia, chiedete pure, insomma. Ecco, se ci sono domande. Solo una, possiamo già cominciare a raccogliere le richieste? Una brutta domanda questa, avvocato. Allora, noi aspettiamo l'ufficialità dell'iscrizione. Avuta l'ufficialità, magari faremo una mail e ci sentiremo direttamente, faremo ovviamente un consiglio di amministrazione dopo iscrizione per capire orientativamente quando faremo la prima pratica di microcredito. Bene, altre domande? Io volevo sapere se sul microcredito formazione ci sono dei limiti, dei vincoli d'età, cose del genere. Assolutamente no. Cioè, bisogna che uno sia maggiorenne, questo è l'unico vincolo di età. E si finanzia tutta la formazione, la formazione professionale, uno stage, la formazione universitaria, è tutta finanziabile. E si finanzia anche il soggetto privato. Ci sono altre domande? No? Allora io ringrazio tutti quanti gli intervenuti, spero a breve di avere le notizie per la quale possiamo cominciarci a concedere l'utilità della partenza di questo progetto, a cui voi per primi, il vostro settore, sarà impegnato in prima linea. E nel frattempo vi auguro una buona
fine giornata. Grazie a tutti quanti voi, grazie.